retro alla riscossa. Dopo essere stato spesso sostituito a vantaggio dell'usa e getta, questo materiale dalle indiscusse virtù potrebbe avere la sua rivincita. Tutti con il segno più i numeri della produzione di vetro nel 2017, dopo la crescita già registrata nel 2016, un settore che conta più di 4.500 imprese e 36.000 occupati. Noi abbiamo 7.100 dipendenti, arriviamo a 20.000 con l'indotto, un numero che mi piace proprio sottolineare è il fatto che noi abbiamo solo il 3% di persone a tempo determinato. Bene per l'economia e l'occupazione, ma anche per l'ambiente. Per dare dei numeri, noi negli ultimi 20 anni abbiamo ridotto del 30% il peso delle bottiglie. Questo ha significato un minore consumo di materie prime e un minore consumo di energia corrispettivo. Ma abbiamo fatto anche delle altre operazioni sempre nella direzione della sostenibilità. Oggi siamo al 62% di vetro recuperato nel nostro mix di materie prime, contro una media europea che è intorno al 52%. Complice una maggiore attenzione verso la sostenibilità e la qualità di ciò che portiamo in casa, il vetro agli italiani piace sempre di più, tanto che per 28 milioni di persone il vetro è insostituibile o quasi, soprattutto per alcuni utilizzi. Sicuramente insostituibile innanzitutto per il vino, per le bottiglie di vino, poi anche per la birra e poi a scendere per i profumi, per cosmetici e nell'alimentare. Quindi ci sono dei settori decisivi della nostra vita quotidiana in cui il vetro per gli italiani non deve essere sostituito. Ed ecco quali sono. Per il 40,9% degli italiani solo vetro per il vino, impensabile conservarlo in contenitori di altri materiali. Il 31,7% lo ritiene insostituibile per la birra. Insomma, per gli italiani non è buon vino se non è nel vetro, il materiale più adatto a conservare la qualità della bevanda.